dopo la maratona elettorale che ha tenuto banco ovviamente sulla nostra emittente per tutta la giornata di ieri, si torna a parlare anche di Fiorentina. Buonasera amici di Toscana TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Viola. I titoli, grazie alla regia di Leonardo Aloè. A luglio, notizia, il ritiro al Viola Park nei primi di luglio, però le amichevoli saranno aperte ai tifosi e qua torneremo sul solito concetto: se fare il ritiro alla fresca temperatura, si fa per dire, di Bagnarivoli, può essere o meno un fattore. Parto Girevoli, ma se alla fine Terracciano partisse, pare che queste siano le indicazioni di Palladino e nel frattempo invece Oliver Christensen avrebbe fatto intendere che rimarrà a Firenze. Mercato, nel frattempo si tratta per Retegui, i Viola vogliono chiudere subito prima della contesa europea, perché chiaramente se Retegui giocasse bene gli europei, come ci auguriamo per la nazionale italiana, il prezzo potrebbe lievitare. Nel frattempo i tifosi però sognano Mauro Icardi, il problema è l'ingaggio, ma arriverà o meno? Ce lo chiederemo col nostro ospite. Mercato ovviamente ha anche occhi puntati su altri obiettivi, quali Colpani, Bondò e Brescianini. Diamo il benvenuto a Dario Baldi. Ciao Dario, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera, eccoci qua. Diciamo che di tutti questi titoli mi sembra che ci sia incertezza. Incertezza, e dopo le certezze elettorali avevamo bisogno di certezze. Ma si flachi, Baldi, questa non è Telegram, ma è Casa Viola. Si flachi, si flachi. Lei deve parlare di calcio qui dentro, non deve parlare di politica. Allora hai sbagliato ospite, caro conduttore. Se devo parlare di calcio, proprio sulla versione sbagliata. Io non conduco nemmeno in casa mia e pensa che vivo da solo coi cani. Bene, detto questo, allora a luglio il ritiro al Viola Park. Dovrebbe cominciare nelle prime settimane di luglio, queste le prime indicazioni che cominciano ad arrivare da casa fiorentina oggettivamente, e qua ritorna il solito leitmotiv, perché già nei commenti i tifosi si sono scatenati. Ma è giusto allenarsi a quelle temperature lì? Nessuna tournée prevista, se non qualche amichevole toccata e fuga all'estero, mentre invece per le amichevoli in casa, che verranno disputate al Viola Park, completamente porte aperte. Allora, abboccano come luci anche quest'anno, mi sembra, no? Perché guardando altrove, guardiamo le altre squadre, guardiamo chi è arrivato primo quest'anno. L'Inter. Dove si allena l'Inter? Dove la fa la fase di preparazione? Al fresco? No, la fa in provincia di Como, a Piano Gentile, dove c'è una temperatura più o meno simile a quella di Milano, forse 2-3 gradi meno, con un po' meno di umidità. Guardiamo chi arriva secondo. Chi è arrivato secondo quest'anno? Il Milan. Il Milan dove si allena? Il Milan si allena in provincia di Varese, precisamente in un posto che si chiama Milanello, che è vicino alla Malpensa. Quanti gradi c'è a Milanello? Più o meno gli stessi di Bagnarripoli. Chi è arrivato terzo? O comunque chi è arrivato quarto? Diciamo la Juventus. La Juventus dove si allena? Si allena alla Continassa, che è nel centro della zona lì tra Torino e Venaria Reale, dove c'è i due comuni intorno allo Juventus Stadium, e c'è lo stesso caldo di Torino. Quindi che ora ci vogliano vendere la notizia che allenarsi al Viola Park a 40 gradi è un errore, è la classica notizia per far abboccare i lucci e lamentarsi di questo tema, perché le grandi squadre si allenano nei propri centri sportivi, che sono vicini alle città, nelle grandi città. Poi ti faccio un altro esempio: Trigoria. Siete mai stati a Trigoria? La Roma la prima fase di preparazione, è vero, poi fa una seconda in montagna, ecco. Ma la prima fase la fa a Trigoria e Mourinho la faceva con 40 gradi, quindi non mi sembra diverso. Ma la Roma fa la fase di preparazione con la montagna per i tifosi, perché a Trigoria non ci possono entrare, perché non ci sono le tribune che possano ospitarli tutti, non perché se non andasse, cioè che loro rimarrebbero anche lì, capito? Perdonate il momento di indecisione, però ecco, mi sembrano polemiche sterili quelle sulla preparazione al caldo, al freddo. Poi io non sono un professionista, però se vedo le altre squadre, le grandi squadre non si allenano al fresco. È vero, il ritiro in montagna è finito. Hai risposto tu fondamentalmente ai nostri tifosi facendo questa analisi. Sulle amichevoli hai fatto la comparazione con Trigoria. Il Viola Park in questo senso però ha una grande virtù, quella che può aprire ai tifosi e può essere un fattore da non sottovalutare. Andiamo poi, caro Dario, visto che i temi sono molti, su Terracciano Christensen, perché dalle prime indiscrezioni parrebbe che Terracciano, diciamo, potrebbe anche partire. Palladino vorrebbe un titolare diverso, però guardiamo i numeri di Terracciano in questa stagione, no? Grazie alla nostra regia. Alla fine c'è questo dilemma che si attanaglia sempre su Terracciano, ma alla fine gioca sempre. Allora, in stagione ha disputato 47 presenze, tenendo la porta inviolata per 13 volte. E allora la domanda te la giro: ma è davvero necessario comprare un altro portiere?
È davvero necessario comprare un altro portiere se si vuol mettere, cioè, allora io capisco se Racciano casomai forse possa voler andare via per un motivo, ovvero che non lo rifà il secondo, perché ha panchinato Dronkowski, ha panchinato Gollini, ha panchinato Christensen stesso, cioè si sta parlando di un portiere che parte da anni come seconda fascia tranne quest'anno e poi si ritrova titolare per infortuni, perché è più forte, perché è più sicuro. Però ecco, per me, io Terracciano non lo darei via. Ha fatto la stagione più bella secondo me da quando è a Firenze, forse anche da tutta la sua carriera. Se Palladino vuole altro, mi fido di Palladino. Ricordiamo, Palladino al Monza aveva un portiere che è Di Gregorio, che secondo me coi piedi è molto peggio di Terracciano, però è molto più forte, specialmente nell'uscita a terra e nell'uscita aerobica, scusa, in aria. Quindi ecco, io fammi dire, se si deve dare via è perché prendiamo un grande primo. E Christensen deve restare a fare il secondo, perché abbiamo visto che non è in grado, secondo me, di fare il primo. Però Christensen su Instagram, e te lo mostro grazie alla nostra regia, praticamente sembra quasi sicuro di rimanere, perché ha pubblicato questo post dove dice: il primo anno in Fiorentina è ormai passato, non è finita come tutti volevamo, con un trofeo e pensare di fare ancora male, perché questo club, giocatori, staff, città e tifosi meritano davvero di alzare un trofeo dopo l'incredibile lavoro fatto negli ultimi anni, dove è stato così vicino con molte finali. Spero che la prossima stagione sia migliore per me personalmente, e noi come squadra miglioreremo ulteriormente, così possiamo continuare ad inseguire grandi cose. Un grande ringraziamento ai tifosi che hanno girato tutta Europa e Italia per sostenerci sulla strada e a casa. Significa tutto. Ora è tempo di vedere la mia famiglia in Danimarca, ma sono già emozionato per la prossima stagione. A presto e passate una bella estate. Forza Viola, Oliver Christensen. Di fatto è un posto dove lui fa capire che rimarrà. Ma se rimane Christensen, se rimane Terracciano, a me va bene. Io vorrei un secondo più forte, ma se questa è la scelta mi fido. Cioè, non penso ci sia problemi, cioè, se la scelta è tenerlo come secondo va bene. Non lo so se Terracciano vuole andare via perché vuole fare il primo per forza, perché sono stati messi vicini nomi come quello di Mandas o per altro, però boh, cioè, io ti dico, se devo scegliere da chi ti faccia Terracciano, io non lo metto in dubbio. Ecco, non metti in dubbio Terracciano, ma forse nemmeno Christensen sotto questo punto di vista, cioè, no, come secondo ci va Christensen, bene. Se Christensen ha... Sì, come secondo va bene, assolutamente. Okay. Io metterei Martinelli come secondo, ma quelle sono, esatto, sono scelte mie. Era lì che ti volevo portare, ricordando che Christensen comunque l'hai pagato 6 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di calciomercato, e che quindi la Fiorentina ci ha investito, in qualche modo deve anche tutelare questo tipo di investimento, anche se lo sai benissimo, a noi piace fare i tifosi e i giornalisti al limite, non i commercialisti, però è chiaro che purtroppo bisogna intersecarsi anche con queste materie. Andiamo sul tema però forse più caldo sotto questo punto di vista, legato al calciomercato, legato anche a doppio filo con la nazionale italiana, perché si tratta per Retegui. I Viola vogliono chiudere. Allora, ti ripesco la scheda, grazie alla nostra regia, lo rivediamo. 31 presenze, 9 gol e 3 assist, prezzo 20 milioni, iniziale. Perché il Genoa all'inizio chiedeva questa cifra, la Fiorentina l'avrebbe messa sul piatto, comprensiva dei bonus, il Genoa però adesso vuole una parte un po' più alta, ricordando che l'ingaggio dell'italo-argentino è di 2 milioni di euro annui e che scade il contratto nel 2028. La Fiorentina però vuole chiudere, perché? Perché se il ragazzo va all'europeo e far bene, il prezzo ovviamente lievita. Quindi, giro a te la considerazione. Spendendo 20-25 per Retegui, la Fiorentina fa un salto di qualità? Merita questa cifra? Oppure andresti su altri nomi? Allora, io il massimo per Retegui che posso spendere è 20. Più di 20 non li merita. Più di 20 non li merita, perché c'è realmente buoni attaccanti a giro a 25-30. Uno di questi è Pavlidis. Però io ti dico, siccome io non so di calcio, i soloni, no, ci dicono che c'è Pavlidis, David, ma sono tutti nomi da Transfermarkt, perché non l'hai mai visto in Italia, non hai mai visto come rendono in Italia, e hanno una cifra un pochino superiore rispetto a quella di Retegui, 20 milioni. Ecco, se Retegui costa 20, ok, però se mi deve costare 25 posso provare la scommessa, perché anche Retegui più o meno può essere una scommessa. Poi se mi chiedi
A te ti piace Retegui? A me mi piace Retegui, ma mi sembra, leggendo i commenti e sentendo anche in radio stamattina, mi sembra che Retegui non scaldi il cuore delle persone. Neanche a me mi scalda il cuore, però un attacco Retegui-Beltrano a me mi gusta perché potrebbe essere il giusto tango argentino là davanti. Si dice che Beltrano ha giocato 25 metri indietro l'anno scorso e con Retegui potrebbe fare un tipo di gioco diverso. Poi a me Retegui piace come giocatore. E poi sul discorso europeo ti faccio un esempio: la Juventus ha battuto cassa all'Atalanta per comprare i Cop Miners e da Bergamo gli hanno risposto a casa Juventus: signori, se volete Cop Miners dovete aspettare la fine dell'europeo. Quindi io capisco bene l'esigenza di farlo subito. E su questo la Fiorentina, a livello quantomeno strategico, si starebbe muovendo nel giusto modo. Hai parlato di Pavlidis, a questo punto aggiungo una notizia: interessa al Benfica, che fa la Champions League. Ecco perché Pavlidis non è in orbita a Fiorentina, perché il giocatore vorrebbe fare la Champions League. Però attenzione, Pavlidis è l'unico dove puoi trovare a insistere. Gli altri che sono sul piatto e che citano, tra cui David, sono giocatori, o lo stesso Gyökeres, sono giocatori che hanno l'asta dietro, esatto, che hanno l'asta di squadre che fanno la Champions. Se c'è solo il Benfica non ho paura, perché quando ci si fruga il procuratore non gliene frega se fa la Conference o la Champions, basta frugarsi. Il problema è che ti devi frugare. Senti, però il nome che alla fine farebbe sognare i tifosi della Fiorentina è quello di questo signore qua, che vediamo in fotografia grazie alla nostra regia, Mauro Icardi. Hai voglia a girarci intorno? Questo è un nome che farebbe sognare, c'è il problema ingaggio, ma spiegaci tutto tu. Ma allora, senti, Icardi costa una cifra esagerata di ingaggio rispetto ai monte ingaggi che abbiamo. Ci hanno detto che il monte ingaggi più o meno andrà abbassato, quindi non penso che... Aspetta, non penso che Icardi possa arrivare, a meno che tu non faccia delle cessioni importanti e vada a togliere dal tuo monte ingaggi dei giocatori che per il momento non ti servono. Poi, per quanto ti dico di Icardi, io Icardi andrei subito a Peretola, me lo tatuerei sulla schiena dietro, e ti dico, da fonti che so io, Icardi ha voglia di tornare in Italia perché ha una casa appunto sul lago di Como e quindi gli piacerebbe tornare anche qua. Quindi se non viene a Firenze potrebbe andare al Como, quindi io me lo prenderei subito. Allora, su Icardi però è giusto anche aggiungere questa situazione, perché l'hai detta sul monte ingaggi. Ricorderai nella conferenza stampa al Media Center del Viola Park che era proprio la nostra domanda in relazione a se il monte ingaggi verrà alzato o meno. Però adesso questo aveva risposto in modo un po' criptico, però che interpretiamo così, dicendo: le nuove norme sono molto restrittive, ma la Fiorentina, avendo il bilancio in salute, se vuole può farlo. Quindi se la Fiorentina vuole alzare l'asticella e vuole prendere giocatori più forti, forse è costretta a farlo. Di conseguenza, sì, ma Icardi ha un ingaggio da squadra di Champions League, capito Gabriele? Cioè, comprare Icardi significherebbe andare a lesinare forse su altro. Però gli ha anche detto che è stato detto in conferenza, sì, stampa, che Commisso, nel caso si dovesse fare un'operazione dove c'è da prendere diversi soldini, gli ha già dato il via libera. Quindi io sono fiducioso. Però guarda Gabriele, io non so se ti ricordi un caro presidente argentino che cosa facevano. Io ti faccio il mercato, va bene? Sì, prego. Va bene? Allora, ho preparato qua il mio foglio del mercato. Non si vede, si vede. Allora, Icone, via, fuori, via. Icone, via, subito, via. Ah, te fai, poi, afuera, eh. Zola, afuera. E poi lo sapevo, aspetta, non ho finito. Aspetta, non ho finito, guarda chi c'è. Kwame. No! Afuera, no! Afuera, via. No, allora... Vuoi andare a giocare alla Champions con l'Italia? Via. No, fermi tutti. Kwame, qui c'è anche la notizia. Perché a proposito di asta, su Kwame potrebbe scatenarsi un'asta. Non solo Bologna, spunta la pista iberica. Questa è la notizia riportata da Firenze Viola, che descrive appunto il fatto che è richiesto dal Bologna per via di Vincenzo Italiano, ma ti do una notizia, piaceva anche prima. Questa era uscita un'indiscrezione, ma ti dico che era stato trattato, mi posso esporre su questo, te lo do per certo. Secondo Marca... Guarda, io gli voglio bene a Kwame, gli voglio bene quasi perché quanto mi sta simpatico fosse da morire in campo. No, gli voglio bene perché è simpatico, è fiorentino dentro, però se lui vuole andare a giocare la Champions League, vada a giocare la Champions League, anche perché con il rinnovo che c'ha, il rischio è che si paghi troppo appunto di ingaggio, si risparmia, si compra due o tre giocatorini buoni. Però mi perdoni, e quindi, eh, afuera.
Ok, però in Spagna piacerebbe, come abbiamo intravisto nel testo di Firenze Viola, perché la notizia è di Marca, quotidiano spagnolo, ci sarebbe il Mallorca scritto alla spagnola, club che è arrivato 15esimo in Liga. Quindi insomma, ok, il Bologna sarebbe un passo in avanti per Coe, ma se deve andare al Mallorca può rimanere tranquillamente a Firenze. Questa è la situazione. E poi ti dico, se vuoi andare a Mallorca vada, cioè nel senso il problema non è questo, il discorso, caro Gabriele, non è tanto sul se deve andare al Mallorca rimanga a Firenze. La Fiorentina senza Coe può giocare, può giocare bene. La Fiorentina senza altri giocatori, no, cioè ti dico, io dalla Fiorentina non mi privo di Quarta, di Milenkovic, di Mandragora, non mi privo di Beltran, però del resto mi posso privare di tutto. Eh sì, questo è oggettivamente così. Andiamo sugli altri nomi prima di toccare gli ultimi temi, ossia soprattutto quello di Andrea Colpani, giocatore che ha fatto molto bene al Monza, classe 99, mancino, trequartista, 38 presenze, 8 gol e 4 assist nella scorsa stagione con la maglia dei Lombardi, 20 milioni, ma attenzione, in questo caso piace anche alla Lazio. È facile fare l'accostamento, viene Palladino a Firenze, si porta dietro Colpani. Ecco, anche qua ti rigiro la solita domanda: ma Colpani è un upgrade oppure no? Per me sì, i grandi esperti di calcio del Transfer Market e del Football Manager dicono di no, ma per me sì, è un grande upgrade, perché io mi sogno già una Fiorentina Yeye con Beltran e dietro Colpani e Castrovilli. Beh. E poi bisogna vedere cosa altro, però Colpani, Castrovilli, Beltran e sogno già, sì, perché qui copre? Si sta parlando di una Fiorentina. Ma si troverà due o tre difensori, io ci metto Mandragora, poi prendo, ne so, uno alla rovella a fare un po' di gioco, e poi Milenkovic e Quarta a randellare, a sinistra Parisi, a destra Caiode, Dodò, e ci siamo. Ora, caro Baldi, io per lei estraggo il cartellino giallo, perché lei diceva la trattativa con Miners Atalanta, dimenticandosi che sulla Rosea questo pomeriggio hanno pubblicato questa notizia: con Miners non ci va agli europei. Infortuna a lingua, in Olanda senza tre centrocampisti, quindi insomma il buon Miners, se ti vuole querelare gli offro tranquillamente il mio studio legale. No, ma io ti dico, prima di questo so che la trattativa Atalanta, sì, certo. Juventus, c'era stata questa chiave. E ora vediamo se ti tiro fuori un rimpianto oppure un'esultanza. Leggi questo titolo: Juve, Berardi ha detto sì, ora la palla passa al Sassuolo. La Fiorentina è stata molto vicina a prendere Mimmo Berardi nelle scorse sessioni di mercato. Calciatore retrocesso, infortunato, classe 94, tornerà a fine anno, dice la Rosea, tra novembre e dicembre. Però sembra esserci la Juve. È un rimpianto per te? Aspetta. No, non mi strappo i capelli. No, non me li strappo. Ah, non se li strappo. No, non me li strappo. No, non me li strappo i capelli. No, i capelli per Berardi non me li strappo. Okay. Vada alla Juve, oh, finalmente va nel suo alveo. Va nella squadra che ha sempre sognato. Va bene, vada laggiù, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, cioè ora mi devo fare il rimpianto per Berardi e Calderoro. Scusi, però. Ho capito, io glielo dico tutto. Ma io le pongo la domanda, poi lei risponda, faccia quello che crede, ma la domanda è ha fatto più stagioni da infortunato che no, da sano. È vero. Cioè, non ora è mi vero. Piango per Berardi. Io allora mi dico, piangi per, è un rimpianto per la Fiorentina da qualche giocatore, sì, ma non Berardi. Non Berardi. Ora. Vabbè, io mando agli atti. Allora ti faccio vedere anche rapidamente le schede di Brescianini e Bondò, altri due nomi chiacchierati per il centrocampo della Fiorentina, entrambi diciamo con profilo giovane, che significa che se fanno bene puoi anche fare plusvalenza. E qui cioè, diciamo, per le operazioni che cerca di fare una squadra nella classe dimensionale della Fiorentina possono essere corretto. Brescianini, prezzo 12 milioni, scuola Milan, vedete i suoi numeri. Vediamo anche Bondò, pista leggermente raffreddata rispetto alle ultime settimane, adesso poi la nostra regia lo recupera con calma, comunque fatto sta che queste sono due operazioni. Eccolo qua, Warren Bondò, 2003, molto più giovane, giocatore un po' più fisico rispetto a Brescianini e comunque abbina anche una buona tecnica. Diciamo è un Duncan giovane, dai, per certi versi. Ecco, domanda. Bondò è perfetto, Bondò sì. È perfetto per farmi la riserva di Mandragora. Ecco. La riserva di Mandragora è Bondò, perfetta, perché ho bisogno del picchiatore. E Brescianini? Invece Brescianini mi piace, il problema è che costa troppo, perché per 12 milioni vado a spendere, a comprare altro, secondo me. Cioè se si punta su un giovane 12 milioni iniziano a essere tanti.
È vero, però queste sono operazioni che fanno anche pensare a ma da dove li prenderà la Fiorentina questi soldi? C'è il tesoretto della Conference dei 20. Sappiamo che Commisso avrebbe autorizzato in fase preliminare un acquisto senza, diciamo, forzato, come diceva il buon direttore sportivo Daniele Pradè. Nico Gonzalez, dice Dario Baldi, ci aggiungerei Amrabat, solo per dovere di cronaca. Amrabat sono 10 milioni. Amrabat 10 milioni. Ha detto spicci, come si dice se a Roma. Se poi Conetti riesce a venderlo almeno a 6, perché l'hai pagato 12, mi pare, se non sbaglio. 12 più bonus. Almeno a 6, un miracolo, 12, quindi 6, quindi siamo a 16, poi ti riesce a vendere in Zola qualche cosina e ti arrivi a 20... Con 40 milioni un po' di tesoretto tu ce l'hai, insomma. Ok, però mettiamo ordine nei nostri nomi grazie ai nostri borsini, partendo dalla difesa, così vediamo un po' le percentuali che oscillano sempre ogni giorno con permanenze o partenze. Terracciano, perché l'abbiamo evidenziato in giallo? Perché sembrava sicuro della permanenza, adesso fondamentalmente non più. All'80% in ugual modo di Christensen. Faraoni 1% perché non c'è ancora l'ufficialità, ma insomma non rimarrà. Caiode 60%, altro giocatore che ti potrebbe permettere di racimolare quel tesoretto che serve. Dodò 75%, i due sicuri di permanenza sembrano essere Ranieri e Quarta, Milenkovic al 90%, ma anche qui attenzione alle offerte, Comuzzo 30% prestito e Parisi all'80%, Biraghi al 90%. Concordi più o meno sulle percentuali? Andiamo a centrocampo? Non concordo, perché penso che in difesa Milenkovic, Quarta, Ranieri, tutti e tre. Comuzzo secondo me lo devi tenere, ma perché sennò devi comprare altri due difensori e quindi sono altri soldi. Parisi 80, anche secondo me Biraghi un po' più basso. Non lo so, mi aspetto che Biraghi farà un po' di... ma non lui, cioè sì, ci sì. Sarà un po' di trattativa. Poi se la regia mi rifà vedere la grafica, dico l'ultima cosa che avevo visto era Caiode. Caiode avevi messo 60, secondo me Caiode è un po' più alto, ma... perché lo spero che sia un po' più alto, perché... ma la realtà è non questa. Confermare Caiode significherebbe buttare via l'anno di Italiano, l'unico giovane che ha creato Italiano. Centrocampo, rapidamente, vediamo anche qua come si evolve la situazione. Ovviamente Arthur è già andato, Infantino andrà, Mandragora l'unico di fatto sicuro, in calo le percentuali di Duncan e Maxim Lopez al 20%, e poi qua il grande dubbio. Buonaventura 50-50, prima no. Poi forse rinnova, poi di nuovo congelamento, però ancora si tratta. Barak al 50%, perché è sempre così in tutte le sessioni di mercato. Castrovilli al 50%, però diciamo c'è stato un incontro in settimana, informale, la voglia parrebbe essere quella di andare avanti. Qui come la commenti e poi andiamo veloci sull'attacco? Via tutti tranne Castrovilli e Barak. E meno male, prima dicevi Bondò riserva di Mandragora, te possino. Attacco, no, vai. Bondò riserva di Mandragora, via tutti, Mandragora, Barak e Castrovilli me li tengo, ma Barak fa un altro ruolo rispetto a Mandragora, o sbaglio? Sì, certamente. Andiamo avanti, attacco, allora. Con anche qua l'evoluzione in corso, Iconenzola, te hai fatto, l'hai depennati dalla tua personalissima lista, sono comunque in calo, 20%, qua me 50-50, lo vedete nella... colonna di destra, abbiamo visto Bologna e Mallorca su di lui. In attacco Belotti ormai sembra andato, 10%, Gonzalez al 99%, titolo che ci ha dato nelle dichiarazioni Daniele Pradè. Beltrano è l'unico sicuro di permanenza, Sottil verso la permanenza perché parrebbe piacere a Palladino. Cambio qualcosa? Io no, non cambio niente, qua me lo darei via, Sottil lo vorrei vedere in un ruolo alla Ciurria. Interessante, ossia in una corsia di un centrocampo a 4 elementi o a 5 elementi con una difesa a 3, però questo rivoluzionerebbe un po' anche tutto lo scacchiere della Fiorentina. Dario, ti lascio a te la chiusura e così poi ci vediamo sicuramente settimana prossima, chiedendoti questo: cosa ti auguri per l'Italia, che a breve comincerà l'Europeo? Ricordiamo la prima gara con l'Albania, poi la Spagna, poi la Croazia in un girone di ferro.
Cosa mi auguro non lo so, penso che Spalletti debba giocare a tre, a differenza di quello che gli dicono i grandi espertoni di calcio, i grandi allenatori, e poi alla fine non hanno mai vinto niente. Spero che questa sia un'Italia che giochi senza pensieri. Guarderò l'Europeo da amante del calcio più che da tifoso dell'Italia, perché ho una grande passione per l'Albania, quindi io sabato non ti nego che farò un po' di tifo per l'Albania, ma perché è una sorta di derby. Guarda, sarò a Bari, quindi sarò in compagnia di amici albanesi, quindi tiferò Albania per questo motivo. Anche perché se no ti buttano in mare. No, ma poi perché comunque sia c'è questo clima molto di famiglia che tifano tutti il primo europeo, quindi questo ci tengo molto. Anzi, saluto anche la comunità albanese, toscana e fiorentina. Chi passa? Italia e Spagna. Italia e Spagna, benissimo. Vedremo, e ti dico, è più facile che l'Italia faccia un risultato pessimo con l'Albania e vinca con la Spagna e pareggi con la Croazia. Chi vivrà vedrà come al solito. Ne passa tre. Dario, ci vediamo settimana prossima. Ciao, buonanotte. Ciao. Amici di Toscana TV, dunque, buonanotte anche a voi. L'appuntamento con Casa Viola torna domani dalle ore 21, perché il calcio avete visto, non dorme mai. A domani, ciao ciao.